stata ufficialmente presentata con una conferenza stampa svoltasi presso la chiesa San Giovanni dei Napoletani in corso Vittorio Emanuele, l'evento Rosalia on the Road, dalla strada al cielo. L'evento è patrocinato dal Rotary Club Palermo Est, con la collaborazione del presidente uscente, l'architetto Giacomo Fanale. Rosalia on the Road è un evento culturale dell'eccellenza e dell'ottimo lavoro svolto dalle curatrici Beatrice Feofilangeri ed Elisa Martorana, un vero e proprio expo strettamente legato alla festa di Santa Rosalia, che vede la Santuzza come simbolo di arte e fede. Nella conferenza stampa sono intervenuti, oltre alle due organizzatrici e l'architetto Fanale sopracitati, anche Padre Giacomo Ribaudo, l'imprenditore Onofrio Ruvolo e la protagonista del video di presentazione dell'evento, la giovane Martina Tasca d'Almerita. L'evento si estenderà in due giorni, il 14 seguirà il percorso della sfilata di Santa Rosalia e dalle 15.30 di martedì 15 nella chiesa di San Giovanni dei Napoletani si esibiranno attori e ballerini per omaggiare la Santuzza. Per Palermo, città dalle mille contraddizioni e dai suoi innumerevoli volti, e per i palermitani, una due giorni tra arte e cultura sullo sfondo delle tradizioni religiose che da sempre popolano e rendono unica questa terra. L'iniziativa è nata in una notte in cui abbiamo deciso con Elisa che le mostre d'arte contemporanea a Palermo non devono più essere all'interno di musei e di palazzi, ma devono andare incontro alle persone. E occasione migliore non c'è di Santa Rosalia, che è un momento di grande congregazione popolare dove la gente si riunisce per strada e quindi inevitabilmente con la nostra operazione sarà a contatto con l'arte contemporanea. Quindi è nata diciamo per questo, non solo, ma seguirà questa mostra tutto il percorso del Carro di Santa Rosalia, quindi dalla cattedrale alloggiato. Sono 5 mostre in 5 location che seguono passo passo sia la santa che le persone. Allora, questo Expo evento nasce insieme appunto a Beatrice Feofilangeri e la nostra Rosalia on the Road parte dalla strada per sublimarsi in etere, quindi noi vogliamo dimostrare e offrire la nostra arte, il nostro talento per risollevare Palermo dalla peste, che è quella della mente e del cuore. E Rosalia on the Road parte dalle vetrine delle Paoline, le vetrine di Palazzo Risso, Spazio Ruvolo ai Quattro Canti, la chiesa San Giovanni dei Napoletani, che il 15 pomeriggio accoglierà anche delle performance artistiche, e termina a Porta Felice nelle vetrine del loggiato San Bartolomeo, quindi ripercorre le vie del Carro di Rosalia. Quindi noi vogliamo dimostrare come Palermo vuole vivere in cultura, e Rosalia on the Road lo dimostra. È un grazie speciale a Rotary, all'architetto Fanale e a Padre Giacomo Ribaudo che ci ha accolto in questo gioiello che è stato sempre chiuso. Questa chiesa invece oggi e domani accoglie l'arte e le performance degli artisti più importanti dell'arte contemporanea italiana. Allora, che cosa si prova ad essere la testimonial di questo evento? Beh, è stata un'esperienza molto divertente e comunque lo rifarei. Poi mi sono emozionata molto, comunque, perché è un'esperienza che rappresenta Palermo e i palermitani, e quello che siamo noi. Quindi, diciamo, consiglio a tutti di venire a vedere questa mostra che davvero merita, e Beatrice si è davvero impegnata.